Buon inizio settimana con l'informazione sportiva di Molise TV. Ieri a Lancellotta di Isernia il Fornelli ha bloccato sullo 0-0 il temibile Torrecuso, chiudendosi in un muro difensivo che ha bloccato gli avversari. I dettagli nel servizio. I 90 minuti a Lancellotta non sono bastati per cambiare alcunché tra il Fornelli e il Torrecuso. Tutto dunque si deciderà nella prossima gara in programma domenica prossima in Campania. Partita non brillantissima con le due compagini che hanno sostanzialmente studiato gli avversari e che dunque si giocheranno il tutto per tutto nei prossimi 90 minuti. La tanto temuta Torrecuso poi così tanto temibile non era. Il Fornelli ha creato un muro insormontabile agli avversari, nonostante le buone occasioni tutte rosso-blu del secondo tempo. A differenza di quanto annunciato, a Lancellotta non c'era il pubblico delle grandi occasioni. Per i locali a sostenere i biancoverdi erano in circa 200, mentre da Torrecuso sono arrivate appena una sessantina di persone. Ma veniamo alla cronaca. Per primo si rende pericoloso il Torrecuso con Zerrillo, che di sinistro tenta di bugiardare un ottimo guadagno. Senza dubbio è lui il migliore in campo per gli altomolisani. Il Fornelli risponde con una punizione di guadagno direttamente spedita però tra le mani di Napoli. Al 28esimo il Bonzaccaro si rende protagonista di un'impresa solitaria in area. Il numero 7 spazza via tutti gli avversari. Peccato però che non riesce a trovare lo specchio della porta. Tra poche emozioni si chiude qui la prima frazione di gioco. Nella ripresa il Torrecuso non ci sta ad arrendersi ai Molisani e le tenta tutte, mentre il Fornelli dimostra di avere un'ottima difesa chiudendo tutti gli spazi agli avversari. All'11esimo Agata di testa tenta di sorprendere Giuliano e solo dopo 6 minuti ancora Torrecuso con Montaperto che con un'acrobazia in area strappa gli applausi del pubblico presente. Al 18esimo mister Coletta decide per un cambio fuori De Rosa, dentro il sempre indispensabile Vitelli. Il tecnico Santo Suosso risponde mettendo in campo Carotenuto, il bomber indiscusso del campionato di eccellenza campano, che però non dà il massimo avendo subito proprio pochi giorni fa un intervento al menisco. Al 32esimo errore di Giuliano che crea un pericolo da solo, per fortuna però Montaperto non riesce a sfruttare l'occasione ghiotta con la porta smantellata. Nel secondo tempo il Fornelli, tutto concentrato a difendersi, si fa vedere solo con un timido tiro di carbone al 41esimo. Insomma, una partita dall'epilogo ancora tutto da fare. Questo 0-0 è servito a ben poco, se non a contenere un avversario non proprio così temibile. Il verdetto è prossimi 90 minuti nello stadio di Torrecuso. E ascoltiamo adesso qualche commento dei tifosi del Fornelli accorsi alle Piane. Secondo lei, insomma, come andrà a finire? Non lo so, può darsi pure che finisce pari. Quello visto finora, le squadre seppure equivalgono. Pensavo che il Torrecuso fosse più forte, per il fatto perlomeno fa l'eccellenza campana. Che è un campionato sicuramente più difficile rispetto a quello all'eccellenza molisana. Probabilmente sì. Forse sì, diciamo che già il bacino d'utenza della Campania, c'ha due gironi. Alcuni giocatori li conosco, anche il mister, che pure noi, diciamo, di Senna, sempre gravitato un po' per i campionati con le squadre campane, sono sempre più, diciamo, più toste di quelle molisane. Innanzitutto, Antonio Crudele, come sta vedendo questa partita? Come si mette per il Fornelli? Ma una partita che fino adesso non ha regalato emozioni particolari. Fornelli comunque è un'ottima squadra e ci può credere. Ha tutte le potenzialità per arrivare indenne per portare in porto questo risultato, diciamo. Vedo una bellissima partita. Io non sono tifoso dei Fornelli, però sono di Isernia, mi piace il calcio. Effettivamente stanno facendo un'ottima partita. Credo che abbiano buone possibilità. Mi auguro che vincano, poi anche perché se vanno in Serie D potremo fare il derby, eh? Quindi sarebbe per tutti quanti una soddisfazione. Quindi in bocca al lupo. Questo Torrecuso faceva un po' paura, anche perché il campionato d'eccellenza campana è anche un po' superiore a quello nostro. Invece oggi? Ma il Torrecuso sta giocando sottotono. Io negli anni, siccome ho una certa età, mi ricordo i campionati di promozione campana, il Torrecuso è sempre stata un'ottima squadra, da quando giocava contro l'Isernia. Però da come ho letto dal giornale doveva essere uno schiacciasassi, ma non lo sta dimostrando effettivamente. Mi auguro che il Fornelli trovi una palla da mettere dentro e che vinca.
Ieri pomeriggio Giulio Di Palma è intervenuto durante la nostra trasmissione Studio Stadio. Ascoltiamo dunque le sue ultime dichiarazioni in merito all'intricata vicenda sull'acquisto del nuovo Campobasso Calcio. Lei dovrebbe essere in città in questi giorni, giusto? Sì, sono in città e anche questa volta appunto c'è stata qualche insomma, novità, però la novità va verso la giusta direzione. Ecco, la novità vera è che in base a questi primi incontri che ho avuto anche con insomma, i rappresentanti di Capone, e smussando qua e là, insomma, aggiustando un attimo il tiro rispetto all'ultima ipotesi che si era valutata assieme alcuni giorni fa, ecco, con quanto discusso ieri mattina, e insomma la proposta inizia a essere concretamente spendibile, per cui a questo punto è doveroso da parte mia trarre le giuste, insomma, prenderne atto e darci le giuste, farci le giuste considerazioni e dare una risposta definitiva in tempi molto brevi, nel giro di qualche giorno. Sì, dottor Di Palma, negli ultimi 2 mesi sono fatte tante chiacchiere, anche qui con gli ospiti, diciamo, ma in sostanza questo matrimonio si fa o non si fa? Ma, da quanto mi è stato dato ieri mattina, diciamo sino a venerdì sera no, e da quanto mi è stato dato e detto ieri mattina, e che poi sarà approfondito quasi sicuramente domani, diciamo che la proposta, le ipotesi che fino a venerdì sera non erano in alcuna maniera percorribile, e adesso insomma, inizia a intavolarsi sulla giusta direzione, quindi secondo me questo è un grosso passo in avanti, e in senso positivo. E io poi ho comunque già detto ai rappresentanti di Capone che se lunedì saranno confermate, diciamo, questi buoni indirizzi, entro giovedì darò una risposta definitiva. Sarà la risposta ultima, giusto? Sì, che però insomma, diciamo, questa volta si sta mettendo un po' verso la giusta direzione. Parliamo adesso di Lega Pro. La Salernitana si è aggiudicata la Supercoppa di seconda divisione. Vediamo insieme i festeggiamenti in questo servizio. La Salernitana vince il primo trofeo della sua storia, la Supercoppa, dopo la vittoria del campionato, una stagione da incorniciare per il club di Lotito e Mezzaroma e per la squadra allenata da Perrone. Festa inevitabile a fine gara in attesa delle novità sul futuro. La scontata riconferma del tecnico e di alcuni dei giocatori più importanti della Rosa rappresentano la base per la prossima stagione. Solo una formalità, la partita di ritorno con la Pro Patria dopo il perentorio 3-0 dell'andata. La Salernitana si impone con disinvoltura, confermando la propria incontrastata superiorità che fa della formazione granata la più forte della seconda divisione. La Salernitana impiega soltanto 4 minuti per sbloccare il risultato. Il gol lo mette a segno Matteo Guazzo, già decisivo all'andata. Il principe, sugli sviluppi di un calcio di punizione, sfrutta appieno l'incertezza in uscita di Vavassoni. Sotto gli occhi di Lotito e Mezzaroma, Guazzo è più che mai ispirato. Alla ricerca di una riconferma, l'attaccante granata è ancora una volta determinante 5 minuti dopo nel capitalizzare una bella azione corale, ispirata dal capitano Montervino, proseguita da Ricci e finalizzata proprio da Guazzo. E grazie alla Supercoppa per il bomber di Acqui Terme il 19° gol stagionale, meglio pure dell'infortunato Ciro Ginestra, portato da Perrone in panchina per l'ultima partita della stagione. Sotto di 2 reti l'impacciata Pro Patria si scrolla di dosso la paura di una clamorosa debacle e, sfruttando pure l'inevitabile calo di tensione dei granata, comincia ad affacciarsi con maggiore insistenza nella metà campo avversaria, e dal 25° dimezza così lo svantaggio con Falomi. L'incertezza della difesa della Salernitana è evidente, così Cozzolino arriva quasi indisturbato al tiro. Dazzi è pronto alla rispinta, ma nulla può sulla successiva conclusione dell'attaccante Falomi.
poco dopo la mezz'ora su un'incursione di Serafini, provvidenziale l'intervento di Molinari. Nella ripresa, tra cambi e la testa già alle vacanze dei calciatori, non accade molto. Di fatto è la Pro Patria che fa vedere le cose migliori, perché l'11 allenato da Filicano si affida soprattutto all'orgoglio per chiudere a testa alta la doppia sfida di Supercoppa. In almeno due occasioni va vicino al pareggio, ma la Salernitana resiste e chiude a testa alta la partita, sfiorando con Mancini il terzo gol. Sulla linea decisivo il salvataggio di Botturi. Prima del triplice fischio, l'ultimo sussulto della stagione, lo regala la Pro Patria. Finisce 2-1 con la Salernitana in festa per la vittoria della Supercoppa e la Pro Patria che si gode comunque l'atmosfera della Rechi e soprattutto il ritorno in prima divisione. Al patron Lotito, il DG della Lega Pro Ghirelli, consegna il trofeo. E per la Lega Pro, organizzatrice dell'evento, anche le polemiche legittime per il caro biglietti, l'assenza di riduzioni con la beffa per i tifosi diversamente abili di dover pagare 40 euro per assistere alla finale. Per quanto riguarda le semifinali di playoff, l'Aquila si è imposta per 2-0 sul Chieti, ma vediamo com'è andato l'incontro in questo servizio. Gira tutto bene all'Aquila, che approccia da grande squadra i playoff, l'esatto contrario del Chieti, che si vede interrotta la serie positiva di 13 turni nel giorno più importante. Il 2-0 dei rossoblù è tanto giusto quanto severo per i neroverdi, che pagano la vena storta di troppi elementi, attaccanti in primis. De Sousa, controllato da Pomante e Ingrosso, non si accende mai, mentre nelle retrovie pesano come macigni le disattenzioni sul gol del vantaggio di Improta e la topica clamorosa dello spaesato K sull'innocua punizione di Carcione. Fanno così festa i 2500 sostenitori di casa, che con i 300 e passa teatini hanno composto la degna cornice alla semifinale playoff. Gli schieramenti sono quelli annunciati: K è preferito a Feola, che chissà perché finisce addirittura in tribuna. Nell'Aquila Petta agisce a destra in terza linea con Rapisarda dirottato a sinistra. Per il resto non ci sono sorprese. Tanto agonismo in un avvio di gara che arride al Chieti. Il giropalla ospite costruisce però solo la conclusione dal limite di Vitone. L'equilibrio di queste gare, si sa, può essere rotto solo dalle iniziative dei singoli e l'Aquila di elementi d'altra categoria ne ha in quantità, tanto che siamo al 24esimo, basta la solita sventagliata a tutto campo di Carcione per la torre di Infantino e la staffilata dal limite di Improta per servire l'1-0 che infiamma il fattore. Tutto molto semplice. Il Chieti sbanda e non riesce a reagire, anzi è ancora l'Aquila a farsi pericolosa con Ciotola e Improta, che esaltano i riflessi di K alla mezz'ora. Anche nella ripresa il Chieti impiega un quarto d'ora per destarsi, ma Testa è attento sulla conclusione di De Sousa. Resterà l'unica parata del match per l'estremo difensore aquilano. Berardino per Alessandro, ma la musica non cambia. Vitone prova a fare tutto da solo, ma non inquadra lo specchio. Spazio per D'Amico e Ripa nel finale dei rossoblù, Rinaldi e la contromossa neroverde. Proprio i neoentrati si mettono in luce, D'Amico rovescia in bello stile, sfera out, Rinaldi arba il sinistro, stessa sorte. La gara scivola via senza sussulti, sembra quasi che il risultato accontenti entrambe. Non è dello stesso avviso, evidentemente, Carcione, che da posizione impossibile, su tiro franco, calcia verso la porta, ringrazia K e si porta via il pallone che vale il 2-0. Non accade più nulla, il Chieti è costretto ad abbassare lo sguardo, l'Aquila tira fuori le stellette della squadra graduata e mette l'ipoteca sulla qualificazione per la finale. La gara di andata delle semifinali di playoff per il Teramo e l'Aprilia invece si chiude con un pareggio a reti inviolate, in quanto ai playoff il Gavorrano ha vinto sull'Interreggio per 2-1. E si è chiusa ieri la stagione del programma domenicale di Molise TV Studio Stadio. Vediamone insieme qualche stralcio.
Studio Stadio ieri ha chiuso il sipario che si riaprirà nel mese di settembre, tanto l'impegno della redazione sportiva a cui a breve sarà consegnato un premio speciale. L'allenatore qui in redazione della Cerce Maggiore Peppe Duva e Tuvagna, non lo sai perché mi sono dimenticato di dirtelo, nel 22 giugno nel corso della serata della festa della Cerce Maggiore sarà premiata la nostra redazione sportiva appunto per la trasmissione Calcio d'Angolo, ritenuta una trasmissione innovativa dedicata al calcio giovanile tra le emittenti televisive molisane. Quindi Vania, grazie. Non può essere, insomma, no, non grazie a me, insomma, grazie a tutta la redazione sportiva che ha lavorato e che ha creduto in questo progetto, soprattutto, insomma, grazie anche alla parte tecnica che ci sopporta e supporta, insomma, in questo lungo percorso. E ora possiamo passare con tutti i ringraziamenti. 37 puntate di Studio Stadio, è d'obbligo ringraziare tutte le persone che hanno fatto in modo che questo cammino andasse in porto, si portasse a termine, i giornalisti, i ragazzi in giro sui campi, Giuseppe Formato, Vania Cristinziano, Barnaba Iannelli, Daniele Petrecca, Edmondo Somma e Remigio Lanciano, i tecnici senza i quali non avremmo potuto farvi vedere nulla, ovviamente Mary Presutti, Gianluca Praitano, Luigi Cosco, Antonio Iammarino, Giulio Ricella, Rosario Varone e Paolo Palumbo, poi le ragazze che sono dietro le quinte durante la prima parte di Studio Stadio a prendere i risultati a caccia di telefonate e collegamenti, Samantha Ciarla, Fabiana Bazzia e Tiziana Cucaro e ovviamente il nostro editore Federico Mandato che ha creduto in tutti noi e appunto ha fatto in modo che questa stagione andasse a termine. Sì, anche ovviamente i ringraziamenti sono anche da parte mia, da parte di tutti, ringraziamenti a Federico Mandato che l'anno scorso ha deciso di mettere in piedi questa televisione affidandola a tutti i giovani, speriamo che abbiamo fatto un buon lavoro, io ringrazio oltre a tutti coloro che hanno lavorato qui in redazione, i 115 ospiti, Fabiola e Vania, che sono transitati in queste 37 puntate qui nella nostra redazione. Oggi ultima puntata, il nostro appuntamento con Studio Stadio, la trasmissione sportiva domenicale per il prossimo mese di settembre, ma il nostro palinsesto proseguirà con le varie edizioni del telegiornale sportivo e con tutte le trasmissioni in prima serata. Ricordiamo il lunedì Verità, la trasmissione di inchiesta e approfondimento politico, il martedì I Talent, il concorso dedicato ai giovani talenti molisani, il mercoledì Salute e Sapori, il giovedì con il Molise nel cuore, il venerdì la trasmissione sportiva di calcio giovanile Calcio d'Angolo e il salotto di Laura. Per questa stagione è tutto, io ringrazio voi per averci seguito domenica dopo domenica e vi auguro una buona serata e soprattutto una buona estate. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa, me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, arrivederci.